Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Jurassic World Evolution. Allora, in questo episodio andiamo avanti con l'isola, inizieremo a liberare qualche dinosaurino, qualche erbivoro tranquillo e beato, docile soprattutto, e incontreremo anche qualche tempesta docile, sì, molto docile. Ma non aggiungo altro, buona visione. E come voleva si dimostrare, dai di tempesta! Apri tutti i rifugi, porca puttana. A proposito di rifugi, già che ci siamo, fammene mettere una anche qua, va. Allora, vabbè, qua non me ne frega più di tanto. Abbiamo tutto? Sì, abbiamo tutto. Eventualmente possiamo riparare. È qui che mi preoccupa. Vabbè, si è danneggiato di là, pazienza. Ok, speriamo anche stavolta che non succeda nulla. Ma da quello che ho visto, dato che dovrebbe essere già la terza, quarta tempesta, non sembrano poi così fettenti. Sì, ok, basta che non mi rompi le palle. Te ne farai una ragione. E meno, ho parlato, gioco, grazie. Non è possibile. Guarda, io non dico niente e non ci ho ancora messo un cazzo qua, meno male, eh. Cioè, vabbè, ma gioco, dai, su, che cazzo però. Guarda che casino, guarda che bordello. Ma guarda, ma tutto. Mia che casino. Ecco, spacca tutto, prima di romperti. Guarda, ma guarda che lavoro. Ma vabbè, ma io non ho parole, gioco. Ah, tutto demolito, tutto spaccato, anche qua tutto spaccato in minor quantità, però cazzo, dai, su, fa un po' vedere. Ah, è sempre qua, e non mi mollo un secondo, no. Ah, alleluia, viva Dio, ce l'abbiamo fatta, dai, fuori dalle balle, andate a spendere. Dov'è il mio spino? Ah, ecco. Rischio. Quindi Spinosauro no. Spinosauro, sei un figlio di tua madre. Spinosauro, sei un maledetto. Porca puttana. Dai, velocissimo. Mamma mia, ma guardalo che bastardo. Ah, ma non stai rompendo nulla? Hai fatto solo la finta? No, ha fatto solo la finta, a quanto pare. Brutto cornuto, maledetto, porco. Vai, levati di lì prima che vengo lì e ti prendo a pugni nella bocca. No, non me l'ha neanche danneggiata, meglio. Ok, possiamo andare avanti, gioco, grazie, E via! Possiamo liberare il nostro primo dinosauro, il Brachio. Sì, ho preferito andare un po' sul tranquillo al momento, non si sa mai. Ciao, cara! Benvenuta nel mio parchetto! Ciao, mamma mia, quanto sono belli! Quanto sono mastodon... Ecco, gioco, così sono un po' meno belli, però. Gioco, grazie per aver rovinato il momento catartico. Grazie. Vabbè, lasciamo perdere. E ecco qua il secondo dinosaurino, un diplodoco. Anche lui tranquillo, un erbivorino che non rompono le palle e non mi creano al momento problemi. Speriamo, perché qua in quest'isola ho già capito che è tutto un suo dire. Bisognerà stare molto molto attenti con i carnivori super incazzati. Sì, quello sì, sicuramente. Ciao, benvenuta nel mio parchetto. Non è la tua gabbietta questa, mamma mia, ma che splendido. Che animale splendido. Mamma mia. Bellissimi. Sì, ciao, vai a fare capolino. Si presenta al mondo. Ok, perfetto, dai.
Oh, ed ecco qua il nostro Brachio che sta arrivando. Mamma mia, che brutta piega del collo. Potevate legarlo un po' meglio, eh. Guardate come l'avete insalamato. E voilà. Tom, musata in terra, scrolla un po' la testa. E sì. Ciao, eccoti, benvenuta nella tua nuova gabbietta. Ottimo, ti va bene tutto? No, voglio un po' più di foresta. Voglio un po' più di foresta. Attenzione, attenzione. Va bene, non è mica un problema, eh. Se i problemi fossero tutti questi, caro mio. Te la metto qua, guarda, Totti, va bene così. Sì, gli va bene, gli va bene. Sì, siamo un po' al limite, ma sì. E ecco che è arrivato anche il nostro Diplo, ovviamente in mezzo agli alberi, in mezzo ai rami. Perfetto. Comunque ciao, benvenuta anche a te, benvenuta nel mio parchetto, benvenuta nella tua nuova gabbietta. Sì, ciao. Spero che ti vada tutto bene, che ti troverai bene qui e che mi farai guadagnare tanti tanti soldi. Ok, fa un po' vedere te. No, vabbè, a te va bene tutto. A te va bene tuttissimo, perfetto, ottimo. Oh sì, ciao rompicoglioni. Allora, abbiamo messo anche un bel fast food. Ok. E adesso stiamo costruendo anche... Minchia, che rottura di coglioni che siete. Lasciatemi fare cose. Oh, e stiamo mettendo un negozio di giocattoli perché me lo richiedeva la missione. Perfetto. Quando sua santità ha deciso di muoversi, magari, forse, eh. Ok, perfetto. Anche questa missione è stata fatta. Abbiamo sbloccato cose. Cos'è? Zona fossili. Un museo interattivo. Questa è una figata. Questa è una autentica figata. Vorrei, metto subito. Ma hai fatto faville con la divisione di intrattenimento. Per forza. Te credo, l'ho fatta io, tutta io. T'ha di nuovo buggato l'audio, ma porca puttana. Vabbè, mo arrivo, Adesso devo trovare il pixellino giusto. Gioco, ti prego, dai, vabbè, mettilo lì. Allora, sblocchiamo l'audio. Audio sbloccato. Ottimo, abbiamo sbloccato la zona fossili. Vediamo un po' com'è. Vendita di ammoniti, artiglio o del dente. Ah, ok. Le ammoniti sono belle perché, per carità, però il fascino degli artiglio del dente. Io vendo i denti. Vaffanchiurlo, 26. Vendiamo a 31, via. E camminare, pedalare. Ed eccoci qui a liberare l'altro dinosaurino della giornata, il Dreadnoughtus. Ragazza mia, che faccia che c'hai. Non sei certo tra i più svegli, direi. Te la giochi col Diplo, minchia. Mamma mia, però quanto sono mastodontici sti animali. Io mi immagino cosa succederebbe se ce li ritrovassimo davanti. È qualcosa di impressionante. È veramente maestoso. Mamma mia. Wow. Ok, ciao. Ok, nel metro ho messo una stazione meteo qua che almeno mi tiene un po' sotto controllo la centrale e la stazione dei guardiani. E speriamo di non averne bisogno. Oh, perfetto. Il quarto, sì, giapponese sono diventato, il quarto dinosauro del parchetto, un camarasauro, anche tu sei bello tosto e bello trugno, mamma mia, che sì, anche te devi essere stato un bel bestiolino, mamma mia, sei un po' più piccolo degli altri, però dici la tua, sì, ciao, buongiorno, ciao, benvenuta nel mio parchetto, ok. Oh, ed ecco che è arrivato anche il nostro Dreadnoughtus. Sì, stavolta sono dalla piattaforma panoramica, che offre sicuramente una visuale più lunga. Oh, eccolo, ciao, buongiorno, benvenuto nella tua gabbietta. Spero ti troverai bene, che mi farai guadagnare tantissimo. Sì. Allora, dicevo, sicuramente offre un angolo di visione minore, ma molto più profondo. Sì, vada se non arriveremo mai laggiù in fondo. Però, voglio dire, piano piano stiamo andando avanti e la cosa non mi dispiace. Perfetto. Allora, abbiamo un problema. Il nostro caro amico di prima vuole più
più pascolo. E vabbè, io ti do più pascolo. Che problema c'è? Ok, possiamo realizzare lo stegosauro. Abbiamo sbloccato il genoma mancante. E sì, no, non è morto uno e non è morto due. Stanno semplicemente dormendo. Eh sì, la loro vita è molto faticosa, a quanto pare. Sì, sì, sì. E poi voglio dire, se andiamo a vedere anche queste recinzioni, sì, non so quanto possano essere utili, basta un colpo di stiafari qua che sono 60 fischi a tonnellate, sai come le fanno volare. Ciao camarasauro, è arrivato. Sì, notare l'espressione molto intelligente, esatto. Tom Musat, mamma mia come sei atterrato male, mamma mia. Ok, ciao, buongiorno, benvenuto nella tua gabbietta, benvenuto nel mio parchetto. Fammi guadagnare tanti soldi, mi raccomando, eh. Ti va bene tutto? No, non ti va bene un cazzo. E c'è troppa foresta per te. Che palle. Ok, dai, per ora fermiamoci qui, che la nostra isola sta progredendo molto piano piano, però stiamo andando avanti, sì, stiamo andando avanti. Nel prossimo episodio vedremo di riuscire a sbloccare altre cose, mettere altre strutture, liberare altri dinosauri. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!